Ivan Cattaneo, ci si aspetta dal cantante un vero e proprio effetto Cristiano Malgioglio. Riuscirà a rendere frizzante la vita dentro la casa come il suo collega? Grande Fratello VIP 2018 già stato ribattezzato il nuovo Cristiano Malgioglio, ma Ivan Cattaneo ha ben chiare le idee sulla sua presenza al Grande Fratello VIP 3. Cantautore noto per alcune hit come Una zebra a Poix, la sua carriera è decollata in via ufficiale a metà degli anni 70, quando ha lanciato il suo album di debutto Way. Negli anni 80 invece lo vediamo impegnato in un re-editing musicale dei grandi classici degli anni 60, fra cui Nessuno mi può giudicare e Bandiera gialla. Durante la clip di presentazione ha infatti raccontato un piccolo aneddoto: un signore sull'ottantina lo avrebbe accolto con estremo entusiasmo, salvo poi sottolineare che rappresenta l'icona della sua infanzia. Considerando la differenza d'età, c'è solo da immaginare la reazione di Cattaneo. Senza peli sulla lingua, pronto a fare battaglia a tutti, punto e non toglietegli il caffè, uno dei must delle sue giornate. Lo sottolinea lo stesso Ivan in un video su Instagram, in cui ironizza sul fatto di bere l'ultimo caffè prima di varcare la porta rossa. Clicca qui per vedere il video di Ivan Cattaneo. Ivan Cattaneo è pronto per l'avventura nella casa. Come sarà Ivan Cattaneo al Grande Fratello VIP 2018? A rivelarci qualche dettaglio su di sé è lo stesso cantante, che mette i puntini sulle i durante il video di presentazione. Non sopporta chi non è puntuale, quindi potrebbe provare estremo fastidio verso i concorrenti che non siano presenti al momento della diretta o impegnati a far altro invece che seguire per esempio i giochi del momento. Di contro però non tollera molto bene la sua stessa impazienza verso questo genere di ritardatari. Non dobbiamo aspettarci inoltre che dimostri di essere brillante di fronte a quiz di matematica o conti. Non sono davvero la sua materia, quindi niente lista della spesa per Ivan. Partecipa a questa avventura televisiva per riuscire a disintossicarsi dal cellulare, dice con ironia. Salvo poi aggiungere che alla mia età bisogna rompere con la zona comfort. Andare fuori dagli schemi del resto è sempre stata una delle caratteristiche più evidenti della sua presenza in TV. Clicca qui per rivedere la clip di Ivan Cattaneo. Rischio isolamento plausibile? Il Grande Fratello VIP 3 si animerà di certo grazie a Ivan Cattaneo, che in quanto a personalità e carattere ne ha davvero da vendere. Non le manda di certo a dire e questo potrebbe creare una frattura con altri concorrenti più sensibili, ma anche spingerlo verso l'isolamento. La presenza del cantautore però sottolinea al tempo stesso anche la volontà della produzione di mettere ancora di più l'accento sulla divisione generazionale fra i diversi inquilini della casa. Ivan potrebbe fare combutta per esempio con Eleonora Giorgi e forse con Maurizio Battista, anche se bisogna vedere quanto riuscirà a stare al gioco e non sbottare di fronte alle battute del comico romano. Si prevedono invece tensioni con Enrico Silvestrin, dato che entrambi hanno un carattere fermo e scontroso. I bookmakers invece tengono in scarsa considerazione un'eventuale vincita di Cattaneo. La sua quota è di 16,00, a pari meri con Benedetta Mazza, Stefano Sala, Elia Fongaro e persino con lo chef Andrea Mainardi. Copyright, riproduzione riservata.